Se tu hai condiviso possiamo anche partire. Tutto a posto? Tutto a posto. Bene, 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 bene. Buonasera a tutti. Finalmente Caterina ed io ci siamo ritrovati. È stata una lunga rincorsa, ma ovviamente non, non scendiamo assolutamente nei dettagli perché incombe un match importantissimo. Poi l'importanza ovviamente è assolutamente relativa, però sappiamo quando... In casa portiamo pochi trofei. Caterina non era nemmeno nata, io ricordo il 1983 per mia sfortuna, la Juve più forte di sempre, eh, costretta a vincere la Coppa Italia. Tra l'altro, il rimonta sul Verona. 0-2 al Bentegodi 3-0 a Torino, Rossi Platini Platini, io, io c'ero e festeggiai come se fosse la Champions League. Ma bando alle ciance, un benvenuto e un grazie di cuore a Caterina Vafoni che mi ha fatto. L'onore e il grandissimo piacere di condividere con me questa diretta. Ciao Caterina. Ma grazie a te Daniel, grazie a tutti, a tutti i nostri ascoltatori, i nostri spettatori. Grazie a te Daniel, è per me un grandissimo onore e un piacere essere qui questa sera per parlare di un match molto molto importante sia per il blasone, per la storia che per il momento stagionale di entrambe le squadre che lottano per un trofeo che è, è importante, seppur un po' snobbato negli ultimi anni, ma voglio dire, è un trofeo che sicuramente eh, pesa e peserà molto per quanto riguarda il tipo di cammino e percorso di entrambe le squadre di questa stagione. A proposito di stagione, Caterina, riavvolgiamo il nastro perché tante volte si va all'obiettivo, ma io sono sempre... Eh, cerco sempre, non dico di smontare, ma di eh, partire dalle fondamenta di un palazzo che comunque è stato costruito, probabilmente un, è un palazzo che presenta qualche falla e l'analizzeremo insieme. Eh, che cosa ti aspettavi da questa stagione? Una stagione che non è partita proprio in modo sereno, eh, prime dichiarazioni di Massimiliano Allegri, puntiamo allo scudetto, poi la partenza, direi non troppo improvvisa, di Cristiano Ronaldo. Anche qui ti chiederò... Cosa ne pensi tu? Se ti, so, ti siano piaciute o meno le modalità, a me per niente, ma poi ovviamente la precedenza l'avrai sempre tu sulla risposta. E se ti aspettavi questo quarto posto, come lo hai vissuto e come lo hai accolto? Allora, mh, sicuramente. Mi ha un po' deluso nelle aspettative questa stagione, ovviamente, nella Juventus. Se devo analizzare soprattutto le dichiarazioni di chi rappresenta la Juventus, come hai detto precisamente bene te adesso, Daniel Allegri è arrivato con il puntiamo lo scudetto, anche la società, insomma, ha tirato molto in alto l'asticella, per cui è ovvio che da qualsiasi tifoso di qualsiasi squadra, ma anche qualsiasi sportivo o giornalista, comunque tendi a, ad attenerti. Ai messaggi e agli obiettivi che eh, promuovono le società. Per cui se una società mi dice ok, quest'anno puntiamo a questo, allora io mi aspetto che la squadra, che il modus operandi, ma anche l'assetto organizzativo della rosa vada a seconda di quello che è l'obiettivo stagionale prefissato. E per cui vada a sé che secondo me questa è stata una stagione fallimentare eh, da un certo punto di vista non mi aspettavo neanch'io un addio di Ronaldo in questi termini, sia per come ci si è lasciati, sia per le modalità che per anche il eh, voglio dire eh, sosti non sostituire adeguatamente un giocatore che voglio dire ha rappresentato uno dei emblemi e dei mh, diciamo simboli del calcio moderno, eh, seppur a fine carriera, però voglio dire quei 20-30 gol in serie a te li assicurava al 100%. Non avere comunque dei sostituti all'altezza a livello di gol a livello di attaccante puro, eh, denota anche no, un, un po' Di disorganizzazione a livello di asset, no, societario organizzativo della rosa. Poi, non parlando solo di Cristiano Ronaldo e nei termini in cui ci si è lasciati, perché veramente era idolatrato da tutti, da tutti i bianconeri. Anche lo stesso, comunque, giocatore. Si trovava benissimo a Torino e con la maglia della Juventus. Poi è chiaro: se ancora ci addentriamo maggiormente nel nei dettagli della faccenda, ci si aspettava un Ronaldo uguale Coppa dei Campioni. È ovvio che non Bravissimo. è. Giocatore che può portare un trofeo del genere alla Juventus, sappiamo quanti anni la Juventus abbia lottato, sia andata in finale eh, con lo stesso Allegri, prima con il Barcellona, poi con il Real Madrid negli anni precedenti, per cui eh, abbiamo sempre capito che è la squadra, è l'asset, è la mentalità. È un percorso che forma no? E, e tante altre particolarità come la fortuna, e tanti altri dettagli che in una competizione del genere hanno purtroppo un ruolo molto fondamentale o per fortuna. Per cui sì è vero, eh, non mi sono piaciute le dichiarazioni e poi gli obiettivi raggiunti eh, non mi è piaciuta come è stata gestita la questione Ronaldo, e quindi eh, ti dico: poi quello che abbiamo visto durante la stagione. A livello societario c'è stato una sorta di terremoto, no? un po' di scossoni. Comunque eh, già sono andati via dei personaggi molto, molto, importanti. A livello dirigenziale ne sono arrivati altri, per cui c'è un modo comunque diverso di comunicare, di strategia. Voglio dire, e io sento che questa è una Juve in fase di rivoluzione, o comunque sia una Juventus che sta cercando di trovare come un sarto il giusto vestito da. Indossare per questa squadra, poi è chiaro. Il vestito per la signora mi sembra giusto, è esatto. entrata pienamente nel tema. Esatto, il giusto vestito per la signora. Poi è ovvio, eh, la Juventus con comunque. Eh, quello che ci ha regalato in questi nove anni pieni di dominio, almeno nel campionato italiano, è ovvio che ci si aspetta sempre una grandissima, ehm, quantomeno, ehm, raggiungimento dei risultati. Non posso dire prestazione perché, perché alla fine non ci si ricorderà mai della prestazione di una squadra, perché alla fine eh, leggevo l'intervista di Tardelli di qualche giorno fa, eh, e, eh, con cui concordo perfettamente, voglio dire, alla fine ti ricordi del punteggio, non ti ricordi di come hai giocato quelle sono proprio delle casualità che capitano in determinati momenti storici penso al barcellona di guardiola il famoso tiki taka allora sì lo racconto in un determinato periodo storico oppure il milan di sacchi per quella modalità di gioco lì ma ad oggi in questo caso. mi fai un piacere mi aggiungi anche la juve di lippi perché ti re... assicuro che ci, che ci Stavo... sta dentro assolutamente e ci sta dentro anche la Juve di Lippi, per cui eh, se associamo determinati allenatori a determinate tipologie di gioco che poi hanno cambiato man mano il calcio moderno perché lo hanno rivoluzionato, allora ti dico sì, eh, il modo di giocare verrà ricordato ed è ricordato. Ad oggi, no, non possiamo fare questo discorso, ci si ricorda il risultato, come un po' è sempre stata la filosofia del gioco di Allegri. Per cui da inizio stagione ad oggi ti dico: sicuramente non è una stagione a pieni voti o, comunque, soddisfacente per quanto mi riguarda. Eh, ho benissimo aver centrato l'obiettivo Champions League ma secondo me questa squadra poteva tranquillamente lottare fino all'ultimo per lo scudetto se ci fosse stata un'organizzazione differente, se ci fosse stata una mentalità e anche un atteggiamento sul campo differente, poi ovvio andiamo a guardare anche la Rosa secondo me va rivista anche diciamo, la parte inerente al centrocampo, alla difesa con Bonucci e Chiellini che ormai Purtroppo eh, ci stanno abbandonando per forza di cose, per età e quant'altro. Il centrocampo va assolutamente rivisto perché ci sono delle problematiche note a tutti. E poi, voglio dire, l'attacco eh, di Bala, prima che, cioè nel momento più importante stagionale della Juve dove si de comunque si de decideva che direzione prendere. Ha già salutato, è arrivato Vlaovic. È vero, ma Vlaovic ha una giusta spalla al fianco che lo possa sopportare? Voglio dire, eh, ci sono vari tasselli che vanno considerati in maniera importante e dettagliata. E questo ci rimanda alla società, la società che sicuramente, per quanto mi riguarda, eh, è in fase di rivoluzione e di riprogettazione, ma è normale, non potrebbe non essere altrimenti. Nella tua risposta hai messo tantissima carne al fuoco e non sei solo collega ovviamente di volti televisivi, ovviamente molto meglio il tuo del mio, ci mancherebbe altro. Ma sei anche collega di comunicazione e di insegnamento perché comunque anche tu hai a che fare col mondo della scuola, quindi siamo colleghi anche in quello. Mi è piaciuto molto, Caterina, che tu abbia parlato di comunicazione perché tante volte il sillogismo che viene fatto. La Juventus manca quel centrocampista, manca quell'attaccante, eh, come hai detto tu giustamente, in difesa bisognerebbe fare qualcosa, ci aggiungo anche il terzino sinistro perché veramente ormai crede, ah. credo che con Alexandro abbia fatto il suo tempo, però veramente sta mancando molto la comunicazione. Eh, io che purtroppo sono molto più vecchio di te, ricordo quando la Juventus prendeva delle decisioni, tra virgolette, impopolari, ho visto partire giocatori del calibro, per esempio di Claudio Gentile, sostituito con Favero che veniva dall'Avellino. Però arrivavano sempre i risultati e quindi eh. poi le persone dimenticavano, contente. Quest'anno non è stato così. Secondo me sono stati fatti due errori fondamentali. Il primo è stato un errore un po' di, diciamo così, di, esserci, di essersi fossilizzati solo ed esclusivamente pensando che Allegri fosse la scelta giusta. Non è che lo voglia criticare, anche se io non sono un allegriano, non sono neanche uno di quelli che ostinatamente deve per forza criticare, deve per forza andare a colpire il bersaglio. Perché ritengo che il calcio stia cambiando, sia cambiato e stia cambiando già dal primo ciclo di Allegri. Se tu vai a vedere dei risultati, Caterina, anche in Serie C o in Serie B, segnano una caterva di gol. Non parliamo in Champions League. Tu guarda il Real Madrid, non è una squadra a trazione anteriore. Che cosa è successo in Real Madrid-Paris Saint-Germain ottavi di finale e in Real Madrid-Manchester City? Partite che si sono decise negli ultimi minuti. Eh, questo ci dice che stanno cambiando tante cose. Eh, Carlo Ancelotti che tira fuori eh, Modric e Tony Cross eh, per inserire Camavinga eh, e Rodrigo, se non ricordo male, e gli sì, cambiano sì. completamente la partita. Cioè, secondo me, mh, ci siamo un, po troppo, siamo un po' troppo rimasti indietro nel tempo. Sì, giusto, quando arrivano i risultati siamo tutti contenti, però qui... Ci siamo, in, diciamo così, siamo rimasti in mezzo a un guado, ad un simoro, che abbiamo preso un allenatore risultatista ma i risultati non sono arrivati. Poi per carità ci sarà la prossima stagione, speriamo che la società metta una pezza sul mercato, però al momento purtroppo la situazione è questa. Concludo dicendo un, co un altro aspetto che mi ha fatto eh, molto riflettere, che, che, tu, che sottolineavi prima tu, riguardante anche un pochettino eh, Cristiano Ronaldo, poi chiudiamo qui ovviamente su Cristiano Ronaldo e su Vlaovic. Anche in queste due circostanze mi sembra che la società venga un pochettino a mancare. Questa presunta polemica, secondo me, montata dai giornalisti, Vlaovic e Allegri, e in altri tempi non l'avremmo neanche mai sentita. Ecco, è oh, no. questo ecco. Hai sottolineato finalmente qualcuno, ma non avevo dubbi, che con te trovassi terreno fertile, che non guarda soltanto gli aspetti tecnici, che pure sono importanti, ma si guardano anche gli aspetti, diciamo, più umani, più comunicativi, con ciò che si cela dietro, diciamo così, eh, dietro le quinte, ecco, di un, di un di un teatro comunque che va in scena inevitabilmente ogni domenica, con risultati, ahimè, al momento, altalenanti. Allora. Assolutamente concordo con tutto quello che hai detto, lo sai, mi trovi in perfetta sintonia in questi, in questi discorsi. Eh, la questione è semplice: cioè tu mi hai fatto la domanda delle domande, che è la base di qualsiasi relazione e rapporto umano: la comunicazione. Tante storie, ma qui possiamo dilungarci, da provenendo poi anche da percorsi scolastici, affini eh in un, cioè possiamo spaziare veramente in vari universi paralleli, tante relazioni, tante mh, voglio dire, circostanze si interrompono oppure non hanno modo di proseguire, perché? Perché manca la comunicazione, che è la cosa più importante, cioè il fattore determinante, se non c'è la comunicazione... Cioè, voglio dire, non ci può essere il, la linfa vitale che tiene viva appunto la, la situazione. Eh, in questo caso, riferiamoci ovviamente allo sport, se non c'è comunicazione, comunque la comunicazione non è coordinata, lineare e eh, progressiva tra società e giocatori passando per l'allenatore è chiaro che poi ci sono inevitabilmente delle problematiche degli ostacoli e tutto io credo che al di là del caso di cristiano ronaldo di come è stato gestito male tutto alla fine ovviamente si è parlato di un giocatore che è andato via per cui ok potevano gestire meglio la comunicazione ma quando parliamo della comunicazione nell'asset societario e tra i giocatori e tra Società, allenatore e giocatori, il discorso cambia totalmente. Eh, è ovvio che se la società dice A, l'allenatore fa B e i giocatori fanno C, c'è qualcosa che non riporta. Per cui Mm, è vero, abbiamo preso, come dicevi prima, un uh, allenatore che punta molto al risultato e non al gioco. Nel senso, l'importante è il famoso cortomuso, <ride> ovvero arrivare lì e portare a casa i tre punti. Questo è un discorso che ci sta benissimo da un certo punto di vista, perché come ti dicevo prima, conta i tre punti. Però è ovvio che poi le lacune vengono fuori, perché se tu non hai un gioco che dà sicurezza a la tua squadra cioè ai tuoi giocatori brava non, non può andarti sempre bene e quindi dopo il, il problema è a monte i giocatori ma siamo sicuri che questa è una squadra che voglio dire è stata sbattuta senza se e senza ma dal Villa in Europa per cui non è sicuramente all'altezza di certi livelli in Europa uh, in Italia in Italia se guardiamo la rosa sulla carta ci sono grandissimi giocatori, però bravissima, bravissima. E è qualitativo, Sfatiamo poi sfattiamo questo mito che la Juve fosse da quarto posto. Io sinceramente poi rispetto l'opinione di tutti, non mi sono mai messo a polemizzare con nessuno, però è una cosa alla quale non crederò mai. Questa squadra io non dico da scudetto, ma doveva lottare per lo scudetto, eh? non è inferiore al Napoli, non è Beh. inferiore a Milan che anzi sta facendo Beh. veramente le nozze coi fichi secchi. Complimenti ai rossoneri e soprattutto non è neanche inferiore all'Inter. L'Inter probabilmente è più equilibrata in ogni reparto. Adesso poi arriveremo proprio ad analizzare questa finale, nel senso che ha un reparto equilibrato a centrocampo, a Brozovic, a Barella. Infatti, Però infatti, quello, che, quello che cercavo di dirti è che. Poi è vero, l'allenatore, ok, magari è, è un risultista, quindi ok, dice va bene, puntiamo al minimo indispensabile e portiamo il bottino pieno a casa, va benissimo, però entrano in cambio i giocatori. Io me lo ricordo molto bene, l'atteggiamento dei giocatori contro il Sassuolo, contro il Bologna, quando c'era l'opportunità di andare a meno 3 o a meno 6 ed eravamo lì, eravamo tutti lì ovviamente ti parlo no? da una sportiva che sì, nasce in Juventino ovviamente però anche qualsiasi altra persona sportiva, amante del calcio, dice ma attenzione, c'è cioè la Juve che è comunque un po' di fiato sul collo lo sta mettendo, per cui è ovvio che poi la palla, cioè la patata bollente passa nella mani dei giocatori questa è una rosa molto valida si poteva fare di più? Sì è mancata la comunicazione? Secondo me sì, perché se tu sei a meno 3, a meno 6, dal poter insidiare le prime due che si dice che, cioè, che si contendono lo scudetto. Tu, allenatore, non mi aspetto che magari in conferenza stampa, e questo va bene, potrebbe anche essere una strategia. però mi dici: l'importante è che noi entriamo e il nostro obiettivo è la Champions League. Ci sta, perfetto. Mourinho è un maestro, ad esempio, del eh, sta trasformando fast... la conference in Champions a Roma è uno spettacolo, eh, dobbiamo dire è la spettacolo. verità. Mourinho è un maestro nel far centrare su di sé tutte le attenzioni e lasciare tranquilla la squadra, però, un conto è incentrare le polemiche e le fittizie eh, problematiche su di sé per lasciare tranquilli i giocatori. Un conto è: prima magari di una partita molto importante come potrebbe essere quella del Bologna, e portarsi vicinissimi alla vetta del, del campionato eh, e dire: Ma i giocatori sono questi? Quindi voglio dire, puntiamo al quarto posto, punto, fossi un giocatore direi, ah, quindi io più di questo non posso fare, cioè è sempre un discorso di dinamiche comunicative che secondo me sono molto importanti, poi per carità, eh, mister Allegri ha un'esperienza tale per cui eh, dice, io ho la mia strategia e vado avanti per quella, però... Noi da um, opinionisti, da giornalisti, da sportivi, il messaggio che passa poi non è sempre lo stesso, mi sarei aspettata sicuramente un atteggiamento. Se io vedo la rossa della squadra vale. della Juventus e ti dico: giochiamocela, ma è l'atteggiamento. Io mi ricordo che c'era veramente un gioco molto compassato, eh, c'era una fluidità quasi assente nei, nel passaggio, eh, nelle verticalizzazioni addirittura, eh, un centrocampo che non filtrava mai tra difesa e attacco, delle ripartenze molto molto lente, Vlaovic che non si è mai azzardato quasi mai a far salire la squadra, eh, si aspettava sempre una spalla comunque pronto a sopportarlo di fianco alla porta potevamo fare di più secondo me molto di più sono molto contento di questa tua affermazione perché spesso trovo veramente neanche il terreno arido ma trovo le rocce quindi poi è vero che da una roccia può sempre nascere un fiore però in questo caso veramente ho trovato terreno fertili eh, fertilissimo eh, caterina una cosa anche volevo sulla quale Beh. mi volevo confrontare con te eh, io credo anche che sia un falso problema. Prima giustamente hai diviso un po' quello che è il movimento di la corrente di pensiero tra risultatisti e giochisti, però io non credo che sia nemmeno quello, almeno dal mio punto di vista. Io non ho mai reclamato un discorso legato al giochismo, ho reclamato un discorso legato soprattutto alla personalità. Ti faccio un esempio: lo so che poi quando nomino questo personaggio si apre il mare come quello di Mosè, uguale preciso, si aprono le acque, tutti gli effetti. Antonio Conte, Antonio Conte è un allenatore che è riuscito a trasformarsi, lo scorso anno lo scudetto dell'Inter inizia con Conte che vuole giocare in una certa determinata maniera, prende tre gol dalla Fiorentina la prima di campionato, perde il derby d'andata, non inizia benissimo, poi inizia a giocare come Allegri perché sfrutta le qualità di Lukaku, cioè io credo che non sia un discorso legato a un modulo, a un baricentro alto e basso, ma sia allora, molto legato esattamente alla personalità di far sentire a modo tuo all'avversario che stai facendo tu la partita, che è l'avversario che è costretto a giocare secondo i tuoi ritmi. Questo non ha fatto la Juve, continuando a retrocedere e palesando all'avversario anche un pochino il sentimento della paura. Cioè gli avversari spesso hanno sentito la nostra paura. Ma per questo infatti ti dico: no, eh, Daniel, se tu mh, sei nel mentre di una lotta nel podio per arrivare in testa alla classifica e dici no, tanto noi puntiamo al quarto posto. Io da giocatrice, io sono stata anche dalla parte di chi ha giocato in una squadra. Lo so. Dico, bene, quindi siamo questi? Ah ok, ridimension ridimensioniamoci. Ecco, e di nuovo qui la comunicazione. Poi, ti ripeto, anche il discorso di Bala sembra, adesso se ne parla in tutte le sue sfumature, di Bala sì, di Bala no, di Bala Inter, di Bala Juve, voglio dire, però lui è il capitano, è stato il capitano, il numero 10, alla Juve il capitano numero 10 ha, ha sempre ricoperto un ruolo molto importante. Se scendiamo in campo con un giocatore che sappiamo benissimo che già andrà via e dovrebbe essere comunque... Il perno fondamentale, colui che deve no, mh, portarsi sulle spalle delle, delle responsabilità o comunque caricare la squadra, è chiaro che poi i punti di riferimento, a parte Chiellini che ormai è immortale, eh, cioè eh, chi sono? Ci, bisogna avere anche delle solide eh, fondamenta a livello proprio di personalità di giocatori. E nella Juve quest'anno non l'abbiamo visto. Eh, credo che ci voglia no? un mix di esperienza, padronanza, importanza a livello di figura, ma anche poi un giusto, eh, voglio dire, equilibrio eh, nel cercare di affrontare al meglio la situazione. Per cui mi trovi perfettamente d'accordo. Poi domani si, aff si affrontano due squadre eh, che hanno valenza una vittoria o una sconfitta. In due modi totalmente differenti, per cui è ancora più importante la finale di Coppa Italia per due motivi. Perché se la Juve dovesse vincere, è ovvio, porterebbe a casa un trofeo in una stagione che è stata non è stata brillante proprio per niente. però attenzione che non vada a mascherare una stagione che è stata brava. Certo, in termini numerici, il tuo, il tuo voto alla stagione con la vittoria in Coppa Italia e senza la vittoria in Coppa Italia? No, guarda, io a livello di voti sono molto... <ride> Il voto è molto soggettivo, lo saprai meglio di me. Sì, sì. Oh, allora, eh, non dirlo dove... però ai miei alunni, è che è molto soggettivo perché altrimenti no, mi no, fai no, passare no. un guaio. Solo per quello, no, nel senso soggettivo <ride> a livello eh, personale nel calcio. Poi a scuola con gli alunni è un altro discorso. <ride> <ride> e, no, ti dicevo, beh sicuramente eh, va un po' al di sopra della sufficienza vincere la Coppa Italia però io attenzione sì abbiamo comunque perso una supercoppa abbiamo comunque eh, lasciato stare in maniera molto brutale diciamo il podio della Serie A dovessimo vincere la Coppa Italia sì è sicuramente un trofeo importante che andiamo a aggiungere in una bacheca però attenzione non è andata bene la stagione, per cui questo che non sia un velo di maglia, perché voglio dire: eh, sarebbe magari riscattare una supercoppa persa in, durante il campionato, comunque sempre contro l'Inter e non deve mascherare errori o lacune importanti che ci sono e che andranno sicuramente corrette per il prossimo progetto della prossima stagione. Per cui sì bene, ma a livello di trofeo, a livello di mettere oltre. Alla, alle quattordicesime Coppa Italia che abbiamo in bacheca un'altra fine a se stessa mentre l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia si caricherebbe per un finale di stagione che avrebbe tutt'altro significato, al contrario dovesse perdere, eh, attenzione come si presenta alla finale del Tricolore a Cagliari, a Cagliari? Eh, cambia molto Sono... domani sarà veramente una sfida importante a livello mentale per entrambe le squadre Forse magari pesa un po' più per l'Inter perché sta ancora lottando per lo scudetto. Però, ecco, attenzione, per la Juve che non sia il classico velo di maglia che fa svanire tutti i problemi che ci sono stati durante l'arco della stagione. Io sono più severo di te, io metterei sicuramente un 5 senza la Coppa Italia, un 5 e un 5,5 con la Coppa Italia. Non riesco comunque a dare la sufficienza, anche perché non ho mai visto personalità. In tutta franchezza, non ricordo neanche se non quella con l'Inter, che tra l'altro abbiamo perso una, una bella partita. Dire, va bene, sì, col Chelsea forse nei gironi, però poche cose. Ecco, col Chelsea abbiamo giocato, non potevamo fare altrimenti da provinciale e il Chelsea si è mangiato tantissimi gol ma dire che in tante stagioni magari non abbiamo vinto, però si ricordano delle partite di una grande Juve. Quest'anno non l'abbiamo <ride> proprio vista, ecco perché metto 5. Sperando che domani ci, ci possa essere una, una, um, uh, un cambiamento ecco, di tendenza a tutti gli effetti, si possa vedere anche una bella partita. Ieri, sì. eh, Kate, mh, facendo una, una, una live con, con Gianluca Rossi, che tu conosci di, di Tele Lombardia QSVS, lui a un certo punto... Ha detto: Lui è tirista, ovviamente, voce storica dell'Inter, un simbolo direi, proprio della società nerazzurra. Noi domani saremo entrambi a Milano a commentarla da amici e avversari, perché Gianluca è un grande amico. Lui diceva: An Quello che mi preoccupa di più è. È che l'Inter riesca a staccare la spina e dimenticare il campionato. Visto che abbiamo parlato molto di psicologia, secondo te è possibile fare un discorso di questo genere? O comunque il fatto che i nerazzurri siano ancora in corsa per il tricolore e debbano comunque pensare a Cagliari inciderà in un modo o nell'altro? Eh, allora, secondo me, dal punto di vista mh, del risultato, potrebbe incidere nel caso in cui dovesse perdere la Coppa Italia. Sicuramente, cioè, eh, poi queste sono dinamiche interne, psicologiche e anche inconsce. Io credo che un giocatore che domani vada dell'Inter a giocarsi una finale contro la Juventus e perda, con che motivazione poi? No, questo risponde anche molto personalmente al carattere della squadra, e delle, della persona, del giocatore stesso. Perché, ad esempio, io sono una persona che se. Perdo, il giorno dopo sto ancora più arrabbiata e mi presento all'altra partita dove o vinco o vinco. Non c'è una via di mezzo. Invece, magari c'è chi perdo, ok mi affosso totalmente nella mia, nel mio morale, nella mia fiducia e quindi attenzione, eh, lotta tricolore potrebbe essere un punto interrogativo. Io credo che loro siano pronti a tutto questo, nel senso che vorrebbe fare il bottino pieno l'Inter, è normale, vorrebbe fare Lamplain. d'altronde voglio dire eh, hanno anche delle motivazioni statistiche, la Juventus ha vinto eh, i due precedenti incontri di Copa Italia su 3 a 22, eh, voglio dire eh, quindi anche avvantaggiata. Loro potrebbero fare un discorso anche di statistiche e pronostici. Allegri potrebbe diventare il primo allenatore nella storia a vincere cinque Coppa Italia di, di fila attualmente detenute da Ericsson e Mancini con 4. Ehm... Inzaghi diventerebbe il secondo allenatore anche a vincere il trofeo, sia la guida del Lazio che, della Lazio che dell'Inter. Cioè, poi loro possono anche mh, caricarsi con tante motivazioni, sì. però è un dato psicologico. Se eh, l'Inter dovesse perdere la Coppa Italia, sicuramente non sarà un bellissimo colpo nell'affrontare il finale di campionato contro il Milan. D'altro canto, però, potrebbe essere una motivazione in più se la leggiamo in un'ottica diversa. Dall'altra parte, certo, vincere aiuta a vincere, classica frase. <ride> Ed è vero, però attenzione: credo che sia molto più importante in realtà che questa Coppa Italia venga vinta dalla Juventus per una questione semplicemente di, eh, di stagione, di cerchiamo di prendere quel che c'è adesso e di... di cercare la nota positiva di questa stagione. Poiché L'obiettivo fondamentale dell'Inter sia il tricolore a livello di blasone di importanza tra due, due trofei. Verrebbe spontaneo tutti pensarlo. però credo che all'Inter in Casa Nera Azzurra interessi anche racimolare due trofei. Questo, senz'altro. Intanto, salutiamo Anna, salutiamo Maurizio, salutiamo il mio amico Marco Marchigiano, come te, Valerio Pavesi della 7 Gold che ci segue e ci fa molto piacere, Michael, tutti no, coloro. Se ho dimenticato qualcuno. Chiedo umilmente scusa, eh, Caterina di Bala sì o di bala no? Questo è un, è un bel dilemma, ecco. Ah, e, in, e perché ah, sì, e perché no? In generale, domani sera. No, domani, 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 siamo assolutamente concentrati sul, sul derby d'Italia finale di Coppa Italia. No, domani sì, sì, ma se è, cioè credo che anche soprattutto per un discorso suo no cioè voglio dire deve rendere anche onore a un contratto che ha cioè che è il numero 10 attaccante della Juventus e deve fare di tutto per difendere questi colori poi sta a lui far vedere che magari è un errore della Juventus venderlo ad oggi non ha dato questa grandissima dimostrazione che eh, la, cioè, la Juventus nell'ultimo periodo stia perdendo un grandissimo giocatore per quello che io mi aspettavo, perché per me di Bale è un, è un grandissimo giocatore, eh, ha delle qualità incredibili e poteva fare di più, forse c'è il rammarico perché poteva fare di più nel corso no, del, della stagione. E quindi secondo me, assolutamente, eh, lo farei giocare. E credo che lui sia molto motivato nel voler giocare perché viene sempre ogni giorno costantemente accostato all'Inter. Cioè sembra che sia addirittura d'arrivo la firma, da quello che certi rumors e spifferi ci eh, arrivano, per cui credo che debba giocare. Per una questione sua, eh, voglio dire, di, 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 di prestigio, eh, lo farei giocare centrocampo a due, centrocampo a tre. Questo è difficile. Eh, dipende, da dove siamo davanti. Fammi, la, fammi tu, no, no, non ti dico, di, parlo proprio a livello di schema come, come giocheresti. Dopo ti Ma, dico la mia. Allora, io metterei un centrocampo a tre. Mm. Sembra che ci siamo messi d'accordo, lo dico subito, sono d'accordissimo. Sembra... Assolutamente, per me, con due centrocampo, con mezzo, Brozovic e Barella, non vediamo palla. Quindi assolutamente centrocampo a tre. Assolutamente, centrocampo a tre, poi io voglio dire la potenza di Vlaovic, la sfrutterei alla grande. Poi non credo assolutamente alle polemiche che ci sono con l'allenatore. Credo che sia un, un ragazzo molto, molto stacanovista e che, come qualsiasi tipo di attaccante, se non riesce a segnare sei arrabbiato. Eh, quindi anche io ho fatto l'attaccante quando ero giovane e quindi, se non segnavo, stavo molto, molto male. Per cui, diciamo eh, quando eri bambina perché giovane, giovane lo sei tuttora quando eri bambina che è diverso ecco ecco per cui capisco molto bene sì centrocampo assolutamente centrocampo a tre anche per poter dar modo di filtrare dato che loro schiereranno una formazione molto eh, molto cioè con un'ossatura molto importante per cui direi assolutamente sì il centrocampo a tre davanti tre punte quindi mi pare di capire che tu esattamente come me voglia il 4-3-3 che poi e... era il modulo di Marcello Lippi ed è il modulo più europeo che ci sia e assolutamente il 4-3-3 Um, è ovvio, mi giocherei subito un uh, Morata di Bala Vlaovic, dovessi scegliere uh, nell'eventualità. Mettere Ken, però voglio dire, se non facciamo giocare un tridente così importante in quella che dovrebbe essere l'unica partita dove possiamo racimolare qualcosa, quando farlo? Quindi, un 4-3-3 secondo me sarebbe il, il modulo più azzeccato. Poi io darei molta fiducia a Pellegrini perché lo vedo molto in palla ultimamente. Sono d'accordo. Nell'ultima partita è stato l'unico giocatore che mi ha dato la sensazione di avere un, un atteggiamento, un estro, una voglia, un coinvolgimento emotivo molto molto importante ed è quello che ci vorrebbe in questo momento per questa squadra. Per cui un 4-3-3 tranquillo e... Dovessi essere allegri sicuramente schiererei questa formazione in campo. Manca un tassello, poi ti faccio una domanda di mercato e chiudiamo perché le nostre dirette non sono mai lunghissime, non dobbiamo mai stancare il gentile pubblico. Eh, Scesni sì. o Perin, io farei giocare Scesni, anticipo se no, altrimenti sembra che ci siamo messi d'accordo. Perché non escludo, non è un pronostico, l'eventualità che possa in un certo senso eh, prevalere la paura su entrambi i fronti e quindi si. Non escludo l'ipotesi anche dei calci di rigore, magari oh. non dopo 1-0 0, ma dopo un pareggio con qualche gol, 1-1, 2-2. E <ride> Chesney ultimamente mi sembra che sia un portiere piuttosto bravino nel parare e... i penalty degli avversari. Sì, assolutamente, ma ne ricordo tanti che ne ha parati, insomma, Cesny, farei giocare assolutamente Cesny. È una finale, comunque sia è il primo portiere e, e farei giocare lui assolutamente. Ha dato modo, poi è partito un po' male all'inizio della stagione, ci sono state molte critiche. E, e anche lui ha diritto no, di, di mostrare sul campo solo con i fatti eh, effettivamente di essere un grande portiere. Per cui eh, massima fiducia e lo farei scendere in campo senza se senza ma. Sono perfettamente d'accordo. Il pronostico non te lo chiedo. Eh, io do le mie percentuali, che sono le stesse che ho dato ieri a Top Planet. Eh, ho, ho sentito delle cose veramente. Adesso va bene tutto, ma io condivido il pensiero di Caterina, che la Juve sia così scarsa. Non lo accetto. Ho sentito 80-20. Sembra veramente di ritornare al 2015. Barcellona-Juventus a Berlino, che con un po' più di coraggio forse l'avremmo anche vinta, nonostante il Barcellona. Ci, abbia, ci avesse domina dominato per, 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 i, per i primi 45 minuti. Assolutamente, assolutamente. Dico 52 Inter semplicemente perché, come ho detto prima, è una squadra che è più completa in ogni reparto, 48 Juve, anche se credo che in questo momento di testa stiamo meglio noi perché siamo più sereni, l'Inter comunque non riuscirà a scrollarsi di dosso del tutto Bologna, il pensiero di un campionato che è virtualmente concluso ma non chiuso. E quindi di conseguenza un pochino ci penserà. E secondo me, nell'Inter potrebbe anche esserci il tarlo un pochettino pericoloso di dire: se perdiamo stasera e poi il Milan non dovesse mollare, rischiamo di ritrovarci solo con la Supercoppa. E ad onore del vero, bisogna rendere anche l'onore delle armi. L'Inter, secondo me. Il Milan è la squadra che merita di più perché è stato estremamente generoso, però l'Inter è quella che ha giocato meglio e dovesse chiudere soltanto con la Supercoppa probabilmente avrebbe raccolto davvero il minimo considerando la mole di gioco che ha espresso. Poi ha avuto anche degli episodi Favorevoli a suo, a suo favore. Però oggettivamente la squadra che nell'asso di tempo di una stagione mi ha convinto di più. Assolutamente, assolutamente. Sono i favoriti, hanno comunque sulla carta eh, una rosa molto più forte e omogenea. Stanno lottando su più fronti, ci hanno battuto molto eh, in maniera molto importante in Supercoppa per cui ci mancherebbe il favore del pronostico parte da loro. però è una finale come unifinale non c'è mai la favorita realmente può succedere di tutto frase poi... dell'avvocato Agnelli grandissima <ride> eh, so, non, è... non a caso e, in... considerando che poi l'Inter non è mai riuscita a vincere tre partite di fila contro la Juventus nell'arco del, della, della sua storia quindi c'è anche una statistica particolare potrebbe essere una motivazione in più per l'Inter per poter vincere ecco e poi c'è anche da stare attenti al, al loro attacco perché Lautaro è in, ottimi, in ottima forma 11 gol nelle ultime 11 presenze per cui e dall'altra parte di Bala fa... ritornando alla domanda di prima lo farei sicuramente giocare perché è l'unico giocatore che ha segnato più di tutti in Coppa Italia per cui l'ultimo tassello del nostro bellissimo percorso e poi naturalmente ti ringrazio già anticipatamente eh, i sogni delle notti di mezza estate, ovviamente, ossia tradotto in termini calcistici, il mercato. È chiaro che servirà qualcosa a centrocampo, cosa faresti quindi a centrocampo, su chi punteresti, ovviamente dei nomi plausibili. A quanto diceva Nicolò Schirra, venerdì ci sarebbe stato un incontro tra l'altro tra Pavel Nedve e il fratello di Minoraiola e per Pogba, eh, questo non vuol dire che Pogba arriverà alla Juventus, non sto affermando questo, però anche questo tipo di trattativa non è da escludere drasticamente, ecco queste sono un po' le, le voci che arrivano dalla nostra redazione di, di Tele Lombardia e quindi un, un obiettivo concreto e in attacco che cosa faresti? Cioè Terresti Morata? Andresti a sostituire Dybala? Con chi e soprattutto con un giocatore di quale ruolo? Allora, prima di tutto uh, sicuramente è molto interessante l'ipotesi di Pogba, ma semplicemente per una questione che lui è un giocatore che ha già vestito la casacca bianco-nera, conosce molto bene l'ambiente, conosce tutto, darebbe anche quello che manca a questa squadra, cioè un'esperienza tale da poter dire ok, adesso ci penso io, però è anche vero che è la solita, diciamo, minestra riscaldata, diciamo un po' così, però voglio dire, è un grandissimo giocatore, sappiamo tutti che è Pogba voglio dire, se mi dovessero dire ad oggi con questo centrocampo, aggiungiamo Pogba eh sì, assolutamente però ecco, io comprerei avessi in mano il, il potere del mercato la Juventus, un giocatore che sia un faro del centrocampo, cioè a me manca moltissimo una figura come Pirlo, per dire, un, uh, che poi avrebbe dovuto no, ricoprire pianice e, eh, e è fallita, diciamo, nei suoi tentativi, per cui io eh, mi piacerebbe moltissimo un, un giocatore che eh, alla Modric faccio un esempio, potesse fare da gancio sì lo so, sto dicendo nomi altisonanti, però voglio dire è quello, cioè, un giocatore che sia in grado di tra la difesa e l'attacco e essere un punto di riferimento, farli ri anche ripartire ok? un giocatore anche di sostanza come lo era il Vidal ai tempi di Conte che possa recuperare palla e poi portare la, la squadra di ripartenza in avanti e quindi far filtrare e girare con possesso palla e velocità e gambe in mezzo al campo. Cioè, vedo un grosso buco all'interno del, del centrocampo bianconero e mi piacerebbe che lì si andasse a lavorare. Poi di nomi ne possiamo fare tantissimi. Milinkovic, eh, mi hai appena tolto la parola di bocca. Milinkovic è un giocatore che sicuramente prenderei in considerazione perché conosce il nostro campionato, perché ha dato un modo di mostrare di essere un grandissimo giocatore alla Lazio e perché credo che servirebbe un giocatore del genere capace di stazionare in maniera importante all'interno, cioè al, nel centrocampo bianco-nero. In attacco, ecco quindi rivedere tutto questo, rivedere anche la parte degli esterni, perché secondo me Bernardeschi o De cioè, insomma, c'è da rivedere un po'. Se si salutiamoli, vuole... salutiamoli, salutiamoli, salutiamo eh, assolutamente, <ride> ma hanno avuto delle difficoltà come l'hanno avute tanti altri giocatori, voglio dire, bisogna avere un attimo un'organizzazione ben precisa e chiara di quello che si vuol fare né, gli obiettivi che si vogliono raggiungere per quanto riguarda l'attacco. Beh, eh, è ovvio che a Vlaovic affiancherei una, una, una punta che sia in grado di supportarlo. Ok? Quindi, un, dovesse andare via di Bala. Eh, eh. Ci vorrebbe un giocatore in grado di prendere le redini della squadra e quindi di poter fare da supporto a un giocatore del genere. Io penso un attacco Zagnolo. Da una parte, Vlaovic in mezzo e Chiesa dall'altra, non sarebbe poi così male. Cosa dici? Assolutamente, non sarebbe poi così male. Mm -hmm. Assolutamente. <ride> Sperando che Zagnolo, purtroppo per lui, non sia sempre soggetto a infortuni pre frequenti. Eh, hai detto una cosa molto importante che la stavo per, per raggiungere io. Non dimentichiamoci di Chiesa perché noi abbiamo in casa un fenomeno, ma non solo a livello di campo, ma anche di personalità. È un ragazzo molto serio, è un ragazzo veramente da valori importanti e l'ha dimostrato a tutti, all'europeo e non solo. Anche alla Juve quello che è capace di fare, per cui già vedo bene anche Chiesa Vlaovic insieme, eh, però certo, punterei anche a un giocatore che possa dare e fare la differenza in casa bianconera, tenendo Morata e magari rivedendo Ken, Morata ovviamente non a livello di titolarità, sempre eh, ecco una, diciamo, lo terrei Morata come una valida alternativa ogni volta per sostituire l'attaccante che gioca, e quindi per alternarsi. Eh, anche alternativa non... tattica, Morata è un giocatore prezioso tattica, anche tatticamente sì. non può fare sempre il titolare perché è un'alternativa tattica. Assolutamente. Assolutamente come si vede che hai giocato, mamma mia. Eh... E che quindi hai vissuto il campo, non sei soltanto una teorica, una semplice spettatrice, ma anche un'attrice. Preso... vero che, che la canzone dice attore e spettatore, tu però ovviamente hai giocato al femminile, giustamente, quindi attrice e spettatrice di questo splendido preso... mondo del pallone. Ho preso tanti calci anch'io. <ride> e sei diventata più forte tu hai giocato eh, a pallone, io ho allenato basket femminile, ti avrei voluto nella mia squadra perché ho già capito di che pasta sei fatta e che trascinatrice sei stata e potresti essere Quindi... anche palla a nuoto è un ottimo eh, è sono anche... altre battaglie sì, sì. sempre molto crude due reti ti fanno <ride> che... abbastanza e ti danno una tempra abbastanza importante <ride> Va bene, io ringrazio tantissimo Caterina di aver accettato il mio invito, di aver scambiato queste quattro chiacchiere. Naturalmente no. ci sentiremo al più presto anche con tutti coloro che su Facebook con tanta passione con tanta eh, veramente gentilezza ci seguono. Per il momento ah. auguriamo una buona serata, forza, Juve per domani, per chi volesse, ovviamente solo per chi volesse, rivedrete Caterina presto su Top Calcio24 e per quanto mi riguarda, domani. Tella Lombardia, insieme al mio amico Gianluca Rossi. Buona serata e buonanotte a tutti. Buona serata a tutti. Buonanotte.